fine primo tempo Inter Napoli contro Scarzi, è stato 3-2 per Scarzi, non c'è intervista ai protagonisti. Scusami, ciao, cognome? Gabbianelli. Gabbianelli, primo tempo in vantaggio 3-2 gli avversari, come mai? Purtroppo stiamo perdendo perché comunque siamo molto stanchi e dobbiamo cercare di vincere questa partita perché noi vogliamo vincere il torneo. Ok, bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo ora da un giocatore. Il qua viene. Cognome? Tondo. Tondo, primo tempo 3-2 per voi, siete andati due volte sotto, però comunque alla fine state voi in vantaggio. Sì, alla fine si sta mettendo bene la partita, però dobbiamo continuare a cosa giocare. Cosa servirà nel secondo tempo per rimanere in vantaggio? Secondo me la compattezza tra centrocampo e difesa, come abbiamo dimostrato al primo tempo. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. La partita tra Inter Napoli e Scarsena, la partita è finita 9-8, quarta giornata. Elio Vittorini, girone triennio, sono qui il migliore in campo. Petti, questa è la medaglia, migliore in campo. Più buoni scontri dei nostri sponsor, la Taverna dei Cagà e l'Ottica Edison. Partiamo prima da Lucci. Lucci, portiere dei Scarsena, una bellissima partita per te in porta. Però cosa è successo? Beh, abbiamo cominciato bene, ma alla fine qualche errore. Benissimo, perché a due minuti alla fine eravate siamo in gol, solo vantaggio di due gol. Cosa è successo secondo te? È un po' la difesa, un po' erano stanchi nel tornato. Adesso ci rifaremo la prossima partita. Che cosa serve per la prossima partita per poter portare punti a casa? Voglia di giocare. Sì. Vuoi salutare qualcuno a casa? No, a casa no, volevo salutare niente. Dai. No, niente. Vabbè. Saluto Simone Salvarezza. Bocca al lupo, presidente del torneo. Andiamo ora da Petti, capitano di Inter Napoli. Voi possiamo dire al contrario, avete fatto un primo tempo brutto, poi vi siete svegliati gli ultimi 5 minuti. Sì, siamo partiti male, eravamo anche molto stanchi per altri impegni sportivi e poi finalmente nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare come sappiamo e siamo riusciti a puntare. Secondo te questi Inter Napoli ha bisogno di qualche ritocco per puntare alla vittoria oppure va bene? C'era qualche assenza oggi, però... quindi va bene così. Hanno fatto tutte le squadre più forti del torneo. Se devi fare una critica alla tua squadra oggi, quale sarebbe? Ma abbiamo posto poco, però oggi veramente diciamo siamo un po' giustificati perché veramente abbiamo fatto altri impegni sportivi prima di passare. Una dedica speciale? No, la faccia a Natal Stefano. Ma quel faccia di culo di Cocozza sta vincendo i due gol a un minuto dalla fine. Fa parte della nostra squadra e la partita scorsa si è fortunato, un mese di stop, quindi salutiamo tutti. Bocca al lupo, presidente del torneo. Ciao ragazzi.